Cari giovani, con questo appuntamento a Padova vi disponete a scrivere una pagina di futuro, la pagina di un dizionario in cui, come scrive Ernesto, siano bandite parole come odio, nemico, infedele, mio. Avevo soltanto 6 ore di vita. Pensate che il mio è stato il primo caso in Italia a superare un'epatite tossica fulminante da ecstasy e il secondo caso in tutto il mondo. Vorrei che il silenzio ci facesse compagnia e nel silenzio ognuno desiderasse sentire qualcosa che lo può aiutare ad alzarsi e camminare per sempre.